Università della Calabria al Salone dello Studente, la raccontano Maurizio Torbia e Maria Garofano dell'Ufficio Orientamento. L'Ufficio Orientamento è qui e presenta la plurima offerta formativa dell'Ateneo, un Ateneo che ha tanti volti. Se dovessimo identificare quelli principali? Sicuramente la residenzialità, l'idea di campus che ha dato vita a questo Ateneo nei primi anni 70 e chiaramente, come dire, la collocazione anche fisica dello stesso Ateneo, che pur avendo una struttura molto moderna è incastrato in colline una volta ricoperte da uliveti e oggi in qualche modo in parte restano, però, come dire, la speranza è quella che ci sia il giusto equilibrio tra la modernità di una struttura universitaria e comunque l'ambiente circostante che è fatto di verde. Abbiamo molta attenzione al verde. Chi è stato come te in quell'Ateneo ha visto che ci sono delle zone a verde che cerchiamo di tenere anche buono, per cui come te, sul piano della, come dire, dell'impatto visivo quantomeno, la caratteristica è quella di questo grande centro residenziale nel quale ospitiamo diversi studenti, complessivamente ne ospitiamo 3.000 studenti. E questo sviluppo in verticale, questa lunga linea che da sud va verso nord, che è tutto l'Ateneo, sono quasi 2 chilometri di ponte, e il fatto che, come dire, nello sviluppo dell'offerta formativa, che ormai ha 75 corsi di laurea, la rimodulazione a seguito della riforma universitaria dalle facoltà a 6 facoltà sono diventate 14 dipartimenti, la internazionalizzazione, oggi noi abbiamo più di 600 studenti provenienti da 60 stati, quindi c'è multietnicità, multiculturalità. E poi vabbè, come dire, sul piano commerciale ti possiamo vendere, non lo so, dai teatri agli impianti sportivi, ai servizi, banca, bar, bancomat, posta e altro. E da non sottovalutare, anzi noi riteniamo che sia uno degli elementi più qualificanti del nostro Ateneo, sicuramente è il TechNest o il LIO, Liaison Office dell'Ateneo, che sostanzialmente si preoccupa e cerca di promuovere tutto ciò che fa sviluppo, occupazione, sviluppo di idee che diventano brevetti, che diventano idee imprenditoriali. Quella è una delle attività secondo noi più qualificanti, a parte ovviamente ciò che istituzionalmente per mandato si fa, università, didattica e ricerca, ma a fianco alle attività, come dire, quelle che per mission noi facciamo, ci sono questi pezzi molto importanti, i ragazzi riescono ad esprimere attraverso quei luoghi una creatività che lei adesso ti racconterà, che abbiamo vissuto in diretta pochi giorni fa, che è questo concorso di idee che è straordinario. Un concorso di idee che perché si profitti in tutto e per tutto dell'offerta dell'Unical, in cosa si è tradotto? Allora, in realtà partendo da quella che è l'idea di accoglienza, di accompagnamento dello studente e poi con quella che dovrebbe essere la parte finale, cioè riuscire a rendere reali alcuni sogni, le idee non sono altro che sogni, e riuscire però a trovare un trampolino di lancio autorevole, quale può essere appunto l'università, il TechNest e l'IO in particolare, dove poter esporre delle idee, alcune sono risultate fra l'altro vincitrici per innovazione, perché hanno sfruttato gli aspetti tecnologici molto molto, come dire, vicini ai giovani, perché oggi i giovani vivono immersi nella tecnologia, lo fanno in maniera talmente naturale che per loro è ovvio avere un rapporto così stretto con questo mondo. E in particolare ciò che mi ha colpito è stata anche la promozione di idee di carattere sociale, perché l'aspetto sociale che il mio collega ha racchiuso nell'immagine e nel carattere identitario dell'Unical, che è la residenzialità, cioè mettere insieme gli studenti, i docenti, il personale tecnico amministrativo in un unico campus e vivere insieme, la socialità
realizzazione, quindi è un aspetto importante che è venuto fuori da una idea proposta da alcuni ragazzi, fra l'altro ragazzi stranieri, che sono esattamente 667 presenti al campus. Alcuni sono Erasmus, altri sono dottorati di ricerca, ce ne sono diciamo per ogni genere, hanno portato avanti questa idea di comunicare, diciamo così, o di lanciare un progetto insieme all'internazionalizzazione con l'ufficio orientamento per l'accompagnamento continuo di questi giovani che si avvicinano alla nostra terra e che la propagandano presso i loro paesi e che propagandano i loro paesi presso di noi, quindi dalla religione, dalla cultura enogastronomica, dalla cultura paesaggistica, tutto ciò che è cultura. E d'altro canto mi viene facile ricordare diciamo una massima che per me è indispensabile, poi in un luogo come le università non possiamo fare a meno che ricordarlo, che la cultura anche se divisa diventa più grande invece che diminuire, anzi è meglio condividerla, e noi come orientamento ci proponiamo proprio questo in particolare, di accompagnare, seguire, stimolare. Infatti proponiamo attività di orientamento in entrata, in itinere e anche di placement, cioè di accompagnamento al lavoro. Facciamo lezioni di campus, winter school, summer school, che sono attività che rendono così il mondo universitario vicino agli studenti che eventualmente poi decideranno di frequentare la nostra accademia. In una battuta, perché iscriversi all'Unical? Beh, una battuta forse è poco, perché potrei dire banalmente unica al mondo, però preferisco dire perché all'interno del nostro Ateneo sono coniugati degli aspetti diversi e forti fra loro: la modernità e il territorio, la cultura tradizionale e l'innovazione, il senso di appartenenza forte, perché all'Università della Calabria ovviamente il maggior numero di iscritti sono calabresi, e poi il senso di accoglienza e di ospitalità nei confronti degli Erasmus e di questi progetti ad ampio raggio per potenziare appunto l'internazionalizzazione è una per tutti, perché la Calabria è una terra amabile, bellissima, ha tante risorse, ha tanto da dare e ha voglia di dare e di mettersi in pari con tutto il resto. Grazie.